Sì, gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia oggi di fronte alla sede del Consiglio europeo per ribadire il nostro no a una modifica del trattato sul fondo salva stati che è estremamente penalizzante per l'Italia, che è di fatto una resa incondizionata agli interessi tedeschi, che vuole mobilitare 125 miliardi di euro di soldi degli italiani per sostanzialmente salvare le banche tedesche e mettere in pericolo i nostri conti e i risparmi degli italiani. Noi diciamo no e davvero non capiamo la ragione per la quale il governo italiano dovrebbe firmare una cosa del genere, e presenteremo una risoluzione, stiamo chiedendo a tutto il centrodestra, quindi a tutte le opposizioni, di presentarlo insieme per chiedere che l'Italia non sottoscriva questo trattato e che ne chieda la ridiscussione, ovviamente, perché così sarebbe davvero surreale, sarebbe inginocchiarsi di fronte ad Angela Merkel, e noi non siamo una nazione che si può inginocchiare. Ma non è un po' tardi, perché la riforma è stata negoziata per un anno dal precedente governo. Salvini è contro, però era il governo, come Di Maio. Salvini dovete chiedere a Salvini, anche se le ricordo che sia Salvini che Di Maio sostengono di non averne sostanzialmente saputo niente. Agli atti della politica italiana e del Parlamento italiano rimane un'unica cosa, che è una risoluzione votata dal Parlamento che chiedeva al governo di non sottoscrivere le modifiche sul fondo salva stati fino a quando il Parlamento italiano non si fosse pronunciato all'esito di un dibattito dedicato. Quel dibattito non si è mai tenuto, non si è mai celebrato, quindi se qualcuno si è portato troppo avanti è lui che dovrà, diciamo, fare mea culpa. Dopodiché ricordo anche che è accaduto spesso nelle nazioni europee, ricordo la Francia sulla sottoscrizione della Costituzione europea, che i governi siano andati avanti in alcune trattative, ma che poi quando quel dibattito è stato portato nei parlamenti rispettivi le cose sono cambiate. La sovranità si esercita anche così, quindi ci sono ancora tutti i tempi e le carte in regola per modificare questo trattato. Tra l'altro, qualcuno può spiegarmi perché adesso è diventato così urgente approvare la modifica del fondo salva stati? Si dice che non è vero che con questi soldi si vogliono salvare le banche tedesche, ma direi che oggettivamente quella può essere l'unica urgenza di dover approvare immediatamente questo trattato. Quindi ci sono tutti i margini per ridiscuterlo e approvarlo con i tempi che saranno necessari. Il ministro Gualtieri critica duramente il MES, avrebbe anche in mente poi una possibile uscita dall'euro. Come Fratelli d'Italia? Guardi, abbiamo risposto milioni di volte e quindi il ministro Gualtieri sa di essere in malafede. E noi non abbiamo mai chiesto l'uscita unilaterale dell'Italia dall'euro, ma tra uscire dall'euro e stare nell'euro in ginocchio a portare i soldi agli interessi di qualcun altro, le comunico che c'è una gamma infinita intermedia di possibilità, cioè tipo stare in una moneta unica e in una zona unica nella quale tutti quanti abbiano un interesse a stare, quindi non impoverendo alcuni per arricchire degli altri. Abbiamo fatto in questi anni decine di proposte sul tema dell'euro, sulle compensazioni possibili per le nazioni che ne sono svantaggiate, ma invece fare finta di niente e continuare a fare trattati sempre più penalizzanti per l'Italia, quello non aiuta sinceramente anche alla tenuta della zona euro, per cui secondo me è una follia. Dopodiché noi vogliamo stare nell'euro, ma ci vogliamo stare da attore protagonista e non da colonia.